Il gusto tutto da casa a Troia è uno dei centri più importanti dei Monti Downy, dove il Galmeri Downy ha aperto il centro del gusto dei Monti Downy all'interno del suggestivo ex convento di San Francesco, rimesso a nuovo dopo un faticoso ma felice restauro. Oggi il centro del gusto è diventato un luogo di cultura e di piacere gastronomico, un polo nato per tutelare e valorizzare i prodotti tipici dell'Appennino Dauno. Alberto Casoria, presidente Galmeri Daunia. Stasera presentiamo qualcosa che ha avuto inizio, che è stato frutto di una strategia, che ha avuto un percorso di recupero di un immobile importante a Troia e che oggi viene presentato al pubblico, viene aperto e viene reso fruibile per la popolazione, non solo quella di Troia ma quella dei Monti Dauni. Nasce la Casa del Gusto. Questo posto ospiterà fisicamente tutti gli eventi di promozione dei nostri prodotti di eccellenza. Non solo degustazione, non solo eventi di promozione, ma anche e soprattutto scuola di cucina, insegnare agli altri quali sono le nostre pietanze preferite, scambi culturali internazionali. Penso che qui si potranno svolgere eventi di carattere internazionale come la Fiera dei Vini del Mediterraneo, entrare in competizione con altri sistemi non solo a livello regionale ma soprattutto io penso a livello nazionale ed europeo. Un ulteriore tassello in un mosaico ricco di peculiarità. Fausto Fagioli, esperto di marketing territoriale. E questa struttura devo dire che è un esempio di buona pratica che il vostro GAL mette in campo. Non dimenticate che il vostro GAL, Galmeri Daunia, è uno di quei GAL riconosciuti a livello nazionale come il top. Cioè non è che siete da serie B, siete da serie A, anzi siete da Champions League. Insomma avete un vantaggio di avere la capacità organizzativa. Un'ulteriore occasione per scoprire il territorio attraverso i suoi prodotti e produzioni. Leonardo Cavalieri, sindaco di Troia. Oggi stiamo inaugurando il Centro del Gusto, che è il punto di riferimento dei Monti Dauni per quanto riguarda l'enogastronomia. Quindi è una cosa fondamentale per tutto il territorio, ma soprattutto ed in particolar modo per il turismo. Pochi giorni fa era uscito proprio sul Sole 24 Ore uno studio dove si diceva che un italiano su quattro si muoveva proprio dietro l'enogastronomia. Quindi io penso che puntare come Monti Dauni su questo è la cosa essenziale e oggi con l'inaugurazione di questo centro del gusto abbiamo messo un grande tassello. Monti Dauni, belli e buoni, così come ci dice Fabio Porreca, presidente della Camera di Commercio di Foggia. La Camera di Commercio ha sempre sostenuto l'attività del Galmeri Dauni, sia partecipando alla nuova governance, sia confermando la presidenza di un presidente meritevole che ha dedicato passione ed energia a questo progetto e sapendo anche che i Monti Dauni su alcune partite come quelle dei GAL sono un esempio a livello regionale, un esempio di determinazione, di indirizzo chiaro della propria mission, cioè quella di veicolare risorse per il territorio con interventi e investimenti concreti. L'attivazione del Centro del Gusto ne è un esempio chiaro, forte, che sarà certamente di beneficio a Troia ma all'intero territorio e che ci interroga su che cosa bisogna fare per sviluppare un territorio. Bisogna liberare investimenti privati e pubblici.